Ciao a tutti e ben ritrovati alla nuova puntata di Behind Data, il podcast in cui scopriamo le professioni del XXI secolo. Oggi siamo qui con un ospite veramente speciale, TikToker, Instagrammer e scienziato soprattutto. Soprattutto ricercatore. Ricercatore, adesso Pier, faccio un piccolo intro al nuovo ospite. Esatto, il nostro ospite di oggi è Samuele Negro, in arte Samu Scientist, infatti un ricercatore che in realtà sta raggiungendo delle vette assurde, dei picchi di popolarità sui social, soprattutto Instagram. Dove l'abbiamo conosciuto, è un ricercatore che diciamo ha iniziato la sua carriera in università come biologo per poi specializzarsi con un PhD e un postdoc in neurobiologia. Di questa disciplina né io né Alessandro ne sappiamo molto e oggi andremo ad approfondire sia questo tipo di branca di quella che è la ricerca scientifica, sia un po' il suo rapporto con i social. Infatti sta portando avanti questo progetto di divulgazione che porta le persone a scoprire quello che è il mondo della ricerca accademica e secondo me è davvero interessante perché riesce a unire qualcosa di molto serio a qualcosa di molto divertente come la divulgazione tramite brevi video ironici. Detto questo, io direi di iniziare dando il benvenuto all'ospite. Ciao Samuele, benvenuto a questa puntata. Ciao a voi, grazie per l'invito. Grazie a te per la partecipazione. Adesso abbiamo un po' introdotto quello che è la tua persona, il tuo personaggio sui social. Infatti mi ha raccontato che fai un sacco di views con i reel, quindi adesso ne parleremo meglio, approfondiremo sia al lato ricerca sia al lato comunicazione social. Quindi magari chiedo a te di presentarti un attimo in breve, senza andare troppo nel dettaglio, e diciamo dire chi sei e cosa ci fai qua. Ok, quindi partiamo dalla parte seria. Quindi nella vita mi chiamo Samuele e sono un biologo di formazione, quindi mi sono laureato in biologia sanitaria una decina d'anni fa ormai. Dopodiché avevo già la passione di fare il ricercatore e quindi ho proseguito con un dottorato di ricerca in neurobiologia. E ho studiato prevalentemente a Padova, quindi il mio percorso si è svolto appunto prevalentemente a Padova, a parte un paio di esperienze all'estero non lunghissime, ho fatto dei periodi a Londra, perché alla fine dopo il dottorato la mia idea era proprio quella di diventare un ricercatore in ambito accademico, quindi in università, e quindi dopo il dottorato preso nel 2016, quindi in neurobiologia, ecco che ho iniziato l'iter di cui parleremo poi nel mondo accademico, fatto di contratti brevi, un anno, due anni, borse di studio e contratti strani. E adesso sono ufficialmente un ricercatore, ancora con un contratto precario comunque, grazie a un finanziamento che ho vinto. Quindi io ho vinto un bel finanziamento e lo Stato mi premia con un contratto precario, con una borsa di studio ancora. E quindi comunque sto proseguendo la carriera e lavoro a Padova e in generale mi occupo, diciamo, di rigenerazione del sistema nervoso periferico. In particolare la patologia che sto studiando adesso è la SLA, quindi la sclerosi laterale amiotrofica, che probabilmente avete già sentito parlare, molto famosa, passatemi il termine, come ahimè, come patologia. Sì, molto interessante. Tra l'altro c'è anche un altro lato che poi mostri sui social, che è quello del tuo lavoro, su cui ironizzi molto. Infatti sulla tua descrizione di Instagram c'è scritto proprio, credo, ricercatore precario o qualcosa di simile. E raccontaci un po' come è nata questa cosa, come ti sei appassionato un po' al mondo anche della divulgazione, ma anche in maniera molto simpatica. Anche perché i reel, come hai detto tu, e l'hai ripetuto anche qua, sono abbastanza taglienti su quello che è il sistema poi che tiene i ricercatori in un, diciamo, in un stato sempre precario. Esatto, sì. Allora, l'idea è nata. Allora, ho aperto Instagram nel lontano 2017, quando era ancora un social solo di immagini. Avevo postato proprio un paio di immagini bruttissime, una foto del piatto di sushi, una foto di un viaggio, cose bruttissime, no? Due mi piace, il mio e forse quello che poi è diventata mia moglie, ma forse neanche, probabilmente c'è solo il mio di mi piace, no? Però volevo fare qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, no? Una sera ero fuori a cena e stavamo parlando con un mio amico che non c'entra assolutamente niente col mondo scientifico, non sa proprio niente, sì, no, che appunto c'è la differenza tra antibiotico, non so, protone, neutrone, tutte quelle cose che fai. Io non so proprio niente, però mi piace un sacco quando ti ascolto sentire, quando mi racconti quello che fai in laboratorio. Perché non provi a postare quelle cose lì? E lì ho cominciato a pensare a questa cosa. Pensa. Poi, poco dopo, partecipo ad un congresso in Portogallo all'epoca.
E io sono poi diventato famoso per portare, non so se avete presente, i poster in cui praticamente quando si va ai congressi si portano questi poster, che sono altro che dei pannelli grandi di carta in cui uno mostra i propri risultati. Io sono diventato famoso per portare questi poster sempre del formato sbagliato. Quindi se va orizzontale io entro in formato verticale. Quindi è successo questa. La mia capa dell'epoca mi fa: beh, qua dobbiamo farti una foto. Così la metti nel gruppo di laboratorio e così tutti giustamente ti deridono, no? Questa foto era venuta Perfetto. particolarmente bene e io ho detto, mi è tornato in mente quello che mi aveva detto il mio amico, ho detto, ma sai cos'è? Proviamo a postarla, postiamola e cominciamo a creare questo, come dire, profilo un po' più scientifico. E ricordo che passai da un mi piace a 150, 200 mi piace nonostante avessi 10 followers. E gli ho detto, ma sai che forse magari può funzionare? E allora da lì cambiai il nome, nacque Samu Scientist, quindi la fusione del mio nome con Scientist. E da lì è cominciato tutto, all'inizio erano solo immagini, solo foto, cioè c'erano solo foto, forse si poteva mettere dei video brevi, adesso non ricordo. E poi tutto è esploso circa 2 anni fa con l'avvento alla fine dei Reels su Instagram, Instagram che ha copiato TikTok per il video. E da lì quindi ho iniziato a. E lì la cosa è esplosa, devo dire, perché con questa modalità di comunicazione ho raggiunto molte più persone, infatti i follower sono anche aumentati. E quindi di che anno parliamo quando hai iniziato questo percorso di divulgazione? Allora, era il 2017, ho iniziato, poi però c'è stato un momento di blocco, quindi fai conto che io ricordo che inizialmente in quegli anni eravamo veramente in pochi, ma proprio a livello Hai fatto, sì. internazionale, perché facevo tutto, quasi tutto in inglese anche tra l'altro, perché No. eravamo veramente in pochi e avevo molta, la community era soprattutto internazionale in realtà, erano quasi più gli stranieri che gli italiani. E dopodiché ho avuto un momento di blocco quando sono stato a Londra la prima volta, perché comunque un ambiente nuovo, avevo firmato una serie di documenti, tra cui anche policy strane per pubblicare sui social, ero un po' dubbioso su cosa non potevo fare. Io in realtà ho un po' smesso. Quando sono tornato, poi dopo un po', ho avuto anche un momento di crisi personale, in qualche modo, proprio anche collegata al lavoro, quindi un momento di certezza su che percorso continuare a fare. Quando poi, con una serie di eventi, sono tornato fortemente a seguire questa strada del ricercatore, lì mi è ritornata la passione, ho detto io voglio ricominciare a divulgare. Voglio essere d'aiuto alle persone che affrontano il mio stesso percorso, quindi mostrare come lo vivo io, nel senso, cosa sto affrontando. Però lì ho scelto sempre con una chiave un po' ironica, no? Perché l'idea è quella che, cioè, a me piace che le persone quando vedono un mio video o un mio post, la prima cosa che fanno è un sorriso. Quindi portare un po' di gioia, mettiamola così, anche su un percorso che poi magari ne parleremo, non è proprio il più semplice e felice da affrontare. Sì, esatto, i video sono veramente bellissimi, i tuoi reel riescono a cogliere moltissimo un'ironia veramente sottile e mi fanno veramente impazzire quando li vedo ogni Ma volta. sì, anche secondo me, oltre che far ridere, riescono a dare comunque un messaggio positivo, non è che dicono, ah guarda, poi ne parleremo, mi fanno stare precario, allora fa tutto schifo, non fatelo. No, è proprio un messaggio del tipo, mi piace così tanto che nonostante ci siano queste limitazioni, comunque do tutto me stesso per questo tipo di carriera. E questo è interessante perché si può applicare anche agli ambiti di cui parliamo più noi, magari la parte data, AI, comunque si tratta di un percorso da ricercatore che è parallelo per ogni tipo di disciplina. Quindi magari facciamo un passo indietro, dato che molti magari non sanno qual è il tuo percorso o cosa ti ha portato a fare la scelta poi di scegliere una carriera accademica, nel senso volevo chiederti se è sempre stata una vocazione o se, com'è successo dopo 5 anni di studio, 5 anni di biologia, dire ok, non mi sono stancato dell'università, voglio rimanerci. Com'è stato questo passaggio? Allora, pensa che in realtà mi sono tornato più indietro, perché io l'idea di fare ricercatore mi venne in quinta superiore addirittura, era il 2006, gli anni degli ultimi mondiali con una gioia per noi italiani. Dopo solo amarezza. Sì, esatto.
non tocchiamo questo tasto. E all'epoca avevo una professoressa di scienze bravissima, veramente. Questo ti fa capire anche quanto può contare un professore, secondo me, nelle scelte di una persona, no? Nel far trovare una persona la propria vocazione. E ricordo che questa professoressa andava oltre quello che c'era scritto nei libri e ci portava tipo lavori scientifici attuali del 2006 inerenti alle cellule staminali. Erano gli anni in cui stavano emergendo come una nuovissima tecnologia. Infatti, esempio, del 2006 è uno dei paper più famosi di quello che poi ha vinto il premio Nobel sulle cellule staminali, Yamanaka. E io ricordo che già mi piaceva la biologia. Questo mi appassionò ulteriormente e fu lì che cominciai a pensare, io quasi quasi voglio cominciare ad andare a fare il ricercatore. Quindi poi sono arrivato a fare ricerca e lavorare con le cellule staminali. Quindi ora sto facendo il ricercatore, però non ho mai lavorato con le cellule staminali. Lì poi ci fu un piccolo intoppo inizialmente, perché feci un anno di ingegneria. Quindi nonostante io volessi fare biologia, feci un anno di ingegneria perché il mio prof delle superiori un giorno mi prese da parte e mi disse: Samuele, secondo me dovresti fare ingegneria, hai più possibilità di lavoro, più sbocchi. Aveva anche ragione, non è che. Quindi io mi iscrissi a ingegneria, però dopo 5-6 mesi non ne potevo più, non mi piaceva, e quindi tornai nella mia scelta. Quindi l'anno dopo mi iscrissi a biologia. L'anno di ingegneria fu utile perché presi 30 lode in matematica e fisica, biologia praticamente senza studiare, grazie al passato da ingegnere. E lì poi alla fine ero già deciso, io praticamente dopo la laurea sapevo già che volevo provare a stare in università e fare il ricercatore. Quindi poi la tesi magistrale, che è biologia, comunque si passano diversi mesi in laboratorio. Fatto 9 mesi di tesi in laboratorio, non fu altro che in qualche modo una conferma, cioè mi confermò che effettivamente io volevo provare a fare quel lavoro, provare a fare il ricercatore. Quindi è una lunga storia, è Beh, partita quindi. sicuramente dimostra che comunque è una scelta pensata, perché se tu prima ti viene l'idea, poi cerchi un'altra strada, comunque vieni riportato sulla strada iniziale. Molto spesso magari quelle cose un po' più a cuore, meno a testa, quelle scelte un po' più che arrivano da dentro sono quelle che magari ci fanno motivare di più poi nel lungo termine, perché è facile poi dimenticarsi e andare a dire: ok, questa facoltà dà più posti di lavoro, ha lo stipendio 200 euro più alto in media, però poi nella vita passare 8 ore al giorno a fare qualcosa che non ti piace è difficile. Sì, anche perché poi non è semplice magari diventare effettivamente il migliore in qualcosa che non ti piace, ma mediamente da un 200 euro in più di stipendio, ma se becchi quella cosa specifica in cui ti piace diventi una delle persone migliori, poi uno ottieni più soddisfazioni personali e due riesci anche a crescere molto più velocemente. Assolutamente. Dico sempre che probabilmente se avessi continuato ingegneria forse dovrei ancora laurearmi, perché non... è veramente difficile studiare una cosa senza passione, no? E quindi la scelta di cambiare fu rapida. Dopo pochi mesi capii che quella proprio non era la mia Assolutamente. strada. Infatti poi fu un percorso lineare perché c'era proprio l'entusiasmo, no? Quando studi qualcosa che ti piace, studi molto molto più volentieri. Anche questo è un concetto che secondo me dovrebbe passare di più tra i giovani, cioè il fatto di sbagliare non è un problema, sbagliare la scelta non è uno sbaglio, è come nel mondo startup dicono fail fast, sbaglia veloce perché così poi ti rimetti sulla strada giusta. Anche Esatto. nel percorso della vita, cioè l'importante è non fare un errore che ti trascini dietro per 30 anni, ma magari capirlo subito. Raccontaci un po' di cosa ti occupi nello specifico oggi, o un po' in più in generale, cos'è la neurobiologia, perché io, per esempio, non la conosco in maniera molto specifica, quindi faccio un po' un mini riassunto. Allora. Forse è una domanda molto ampia, però. Allora, descrivere la neurobiologia è molto complicato, cioè nel senso è un po', comunque possiamo dire, una branca della biologia che cerca di identificare i meccanismi cellulari che avvengono in quelle cellule che vanno a formare il sistema nervoso centrale o periferico che sia. Quindi
cerca di indagare quei meccanismi coinvolti non so, ad esempio nel funzionamento del cervello, oppure anche semplicemente che più quello che faccio io, anche l'aspetto della funzionalità del sistema nervoso periferico, quindi quella parte del sistema nervoso che ad esempio ci permette il movimento dei muscoli. Ed io infatti sono focalizzato proprio su questa parte, sul sistema nervoso periferico. Quindi, magari per renderlo più attuale, più, come dire, fruibile, quella parte del sistema nervoso che è affetto da patologie come appunto la SLA o comunque patologie che causano una paralisi muscolare, quindi magari quelle patologie che causano una persona, un paziente dove stare sulla sedia a rotelle, o allettato, via dicendo. Quindi la parte del sistema nervoso periferico diverso dal altro, che è quello centrale, che magari è famoso per diverse patologie, quali l'Alzheimer, il Parkinson, la demenza. Quindi io mi sono sempre occupato del sistema nervoso periferico perché ha una particolare capacità, cioè se ci sono dei tipi di danno che causano in qualche modo appunto un danno, una degenerazione del sistema nervoso periferico, ma questo ha la capacità di rigenerare, può recuperare. E qui ci sono veramente anche delle patologie, questo avviene anche nell'uomo, che magari la persona ha una paralisi muscolare, ma dopo un trattamento, dopo un po' di tempo, recupera la funzionalità. Qui nel nostro laboratorio ci siamo sempre chiesti, bene o male, cosa succede in queste patologie, in questi eventi traumatici dove poi c'è un recupero funzionale. Ci devono essere dei meccanismi che favoriscono questo processo rigenerativo. La nostra idea è andiamo a capire quali sono questi meccanismi per poi andare ad utilizzarli ed attivarli in patologie neurodegenerative in cui non c'è questo processo rigenerativo, in cui abbiamo solo una progressiva degenerazione. Quindi quello che io ho sempre fatto nell'arco degli anni, alla fine, dopo un po' di anni, il mio laboratorio, insomma, abbiamo identificato uno di questi meccanismi coinvolti nel favorire un processo rigenerativo e quello che adesso sto facendo è andare a testare se attivando questo meccanismo, in questo caso nella SLA, quindi una patologia neurodegenerativa che nell'uomo porta alla morte in poco tempo, si parla dai 2 ai 5 anni. Se andando a stimolare, mettiamo così, o attivare questo meccanismo, posso in qualche modo o rallentare la patologia o promuovere un miglioramento, quindi una rigenerazione della componente neuronale che è danneggiata in questo tipo di patologie. Perché la SLA è anche conosciuta come la malattia del motoneurone, che è appunto che è il neurone che comunica col muscolo che permette il movimento di tutti i muscoli del nostro corpo, quindi degli arti e dei muscoli facciali e via dicendo. Ti E volevo chiedere una quindi, cosa. Ti sì, dimmi pure. volevo chiedere una cosa. C'è una connessione con questo? Cioè, qual è la tua missione? Cioè, c'è un motivo per cui stai studiando questo specifico argomento e perché stai facendo ricerca su questo specifico argomento? Se c'è, Allora, sì. sarebbe interessante. Allora, qui ci sono delle diverse dinamiche. Ovviamente il sogno di ogni ricercatore qui è quello di trovare un farmaco che poi finisca in clinica e che possa essere veramente utile al paziente. Ad esempio, noi adesso stiamo facendo uno studio, quello che viene chiamato preclinico, proprio per ottenere, avere dei dati per poi, fra qualche anno, magari passare alla sperimentazione clinica sull'uomo. Quindi chi fa ricerca parte sempre da questo sogno. Poi ci si scontra anche con la realtà, quindi la realtà cos'è? La necessità di avere soldi, finanziamenti. Quindi è anche in qualche modo brutto da dire, però ci sono delle patologie che sono più finanziate anche rispetto alle altre. Quindi magari ovviamente uno ha bisogno di soldi, perché soprattutto poi in Italia non è che ce ne siano tanti, quindi cerca anche in qualche modo di trovare, ad esempio noi abbiamo identificato questo meccanismo in un determinato modello, e quindi noi l'idea è cercare di applicare e capire se questo meccanismo possa essere attivato in alcune patologie. Siamo ricaduti sulla SLA sia perché c'erano delle evidenze biologiche che ci portavano a dire forse nella SLA può funzionare, ma anche perché
parole magari un po', come dire, sentite da fuori, non è proprio bello dire questo, però la SLA è molto più finanziata rispetto ad altre patologie Certo. neurodegenerative, per dire, e quindi c'è una maggiore possibilità di ottenere finanziamenti. E non è l'unica patologia dove vorremmo andare a studiare questo meccanismo, però questa è molto finanziata. Forse dovuto anche al fatto che ha avuto un grosso impatto mediatico negli anni, perché giocatori di calcio ne sono stati affetti, o semplicemente anche un altro nome di questa patologia deriva dal nome di un giocatore di baseball, Lou Gehrig, che ne era stato affetto e che era molto famoso negli Stati Uniti. Quindi il fatto che colpisca comunque persone relativamente giovani, tra l'altro, che si va dai 40 ai 50 anni, a maggior parte dei casi di sorgenza di SLA, e ha avuto appunto un impatto mediatico, colpendo calciatori anche famosi che hanno giocato ad alti livelli. Secondo me questo ha contribuito a un aumento in qualche modo dei fondi disponibili, no? Perché magari anche le Certo. persone fanno maggiori donazioni semplicemente perché lo vedono di più in TV, banalmente. Sì, quindi, cioè, secondo me non è da nascondere questo tipo di dinamiche perché ci aiutano anche a riflettere su come poi alla fine anche quello che condividiamo, quello che decidiamo, che ne so, anche di condividere sulle nostre storie Instagram, magari una banalità, poi in realtà moltiplicato per tutte le persone che ci sono su questo pianeta ha un grosso potere anche di decidere che tipologia di ricerche finanziare, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, è qualcosa a cui dobbiamo pensare, non nasconderci dietro un dito e dire no, è colpa loro, è colpa di questo, è colpa dell'altro. Esatto, questo va a sottolineare ancora quanto sia importante poi la comunicazione di qualcosa, qualsiasi cosa essa sia, e l'impatto mediatico che può avere, quanto può influenzare in questo caso sulla ricerca, ma ci sono tantissimi altri tipi di influenze che una comunicazione in un determinato ambito può avere. Assolutamente Sì. sì. Detto questo, io sono sempre stato curioso un po' dei parallelismi tra il mondo, diciamo, neurobiologico e quello che è poi effettivamente tutti i neuroni artificiali che studiamo noi, più con le materie legate all'AI. E dai miei ricordi, diciamo, di qualche anno fa, ho fatto qualche corso legato alla psicologia, che però era meno legato poi alla parte dei neuroni che andavano a interagire con il resto della parte del corpo, ma più, diciamo, interni, come, diciamo, le frequenze lavoravano e come misurare queste frequenze. Volevo chiederti se tu, nella tua esperienza da ricercatore, perché ormai è più di 6 anni che hai finito il dottorato, come ci hai detto, come hai visto entrare questo mondo dell'AI, se l'hai visto all'interno del tuo ambito? Nel senso, come hai detto tu, ci sono materie che vengono finanziate di più. E negli ultimi anni il picco di finanziamenti c'è stato anche verso il mondo dell'AI, del machine learning. Magari proprio così, per curiosità nostra e della nostra community, tu hai visto arrivare questo trend anche da te? Sì, molto banalmente lo vedo semplicemente dal fatto che semplicemente la sigla AI o machine learning così spunta molto di più nei titoli delle pubblicazioni, nei titoli dei papers, no? Io tipo ho The Alert in cui mi arrivano via mail notifiche per dirmi guarda è uscito questo articolo inerente al tuo settore, potrebbe esserti interessante, lì poi c'è una lista e sempre di più comunque leggo di un tentativo di utilizzare l'intelligenza artificiale per cercare di capire e investigare determinati aspetti biologici. Ad esempio, ho visto che si sta cercando di applicarla sulla circuiteria neuronale, cioè nel nostro cervello abbiamo milioni di neuroni che comunicano tra di loro e per un meccanismo che vogliamo attivare, anche semplicemente muovere un braccio, non se ne attiva solo uno, si attiva una serie di neuroni che comunicano tra di loro. E questa è una cosa complessa, veramente molto molto complessa. Ad esempio, lì ho visto, ovviamente io non sono esperto di intelligenza artificiale, quindi dal punto di vista tecnico non saprei esattamente che tipi di linguaggio banalmente vengono utilizzati, però si vuole in qualche modo sfruttare questa intelligenza artificiale per provare a avere maggiori informazioni su questi circuiti, su come questi,
questi diversi neuroni, ma le aree del cervello diverse siano attivati, come comunicano tra di loro. Quindi utilizzare l'intelligenza artificiale per andare a ricostruire quel specifico circuito neuronale che magari, non so, mi permette di vedere, mi permette di parlare, mi permette di sentire. Quello vedo che è molto in voga, mettiamolo così, si cerca veramente di implementarlo. Una cosa che poi ho visto sempre, questo male è ancora più inerente anche a quello che faccio io, che si sta cercando di utilizzarlo, è che spesso come modi di valutare il nostro farmaco su alcune patologie neurodegenerative andiamo a vedere il comportamento motorio dell'animale. Facciamo ricerca ovviamente su modelli preclinici, quindi utilizziamo la sperimentazione animale, che è ancora necessaria. Però mi è capitato appunto di leggere un lavoro in cui si cerca di utilizzare l'intelligenza artificiale per andare a identificare tutti, in maniera autonoma, tutti questi movimenti che in questo caso il modello Murino e Topo fa in seguito al trattamento, per capire o meno se questo mio trattamento sta in qualche modo aumentando la funzionalità motoria. Quindi si vanno ad analizzare proprio tutti i singoli movimenti delle zampine, come l'orientamento e via dicendo. Oppure un'altra cosa che mi è capitato di vedere dove si sta cercando di implementare l'intelligenza artificiale è quello di andare a capire e localizzare dove un determinato gene viene espresso all'interno di un tessuto complesso. Cioè, noi immaginiamo magari di avere il fegato pieno di cellule e le diverse cellule hanno una diversa, come dire, regolazione genetica. Quindi ci sono una serie di test biologici che ti permettono di andare a capire questa cellula sta producendo questo gene, quest'altra, un altro gene ancora, in contemporanea. Quindi si può avere una sorta di mappa di tutte le cellule del fegato, cosa stanno producendo a livello genetico. E anche qui ho visto che si sta cercando di implementare dei linguaggi, non so se adesso è il termine giusto dire linguaggio o Sì, dei modelli. dei modelli, insegnare insomma queste intelligenze artificiali ad andare a studiare, a valutare diversi parametri che potrebbero essere utilissimi, capito? Perché ad esempio qui ho fatto l'esempio del fegato, però un esempio tangibile è quando ci sono delle masse tumorali che sono formate da tanti diversi tipi di cellule. E alcune sono resistenti ai farmaci, quindi una tecnologia di questo genere che va a identificare diverse popolazioni di cellule, un'intelligenza artificiale che te le identifica, sarebbe veramente utilissimo. Cosa ne pensi invece di tecnologie come Neuralink di Elon Musk? Cioè, non c'entra con l'intelligenza artificiale, ma c'entra più forse con l'applicazione poi al cervello e per risolvere e malattie. Volevo sapere la tua un po' off topic su questo argomento perché mi è venuto in mente quando mi hai parlato della sperimentazione sugli animali, quindi. Non so perché me la vedo ancora qualcosa di fantascientifico, qualcosa di veramente distante, distante nel tempo. Ma ti dico questo semplicemente perché io guardo un aspetto delle neuroscienze, della neurobiologia, che è la contrazione muscolare spesso, in cui è coinvolto un neurone e il muscolo, quindi il neurone rilascia dei segnali e il muscolo si contrae. E c'è una variabilità biologica, una difficoltà nell'andare a identificare cosa sta succedendo, quel meccanismo, e come andare ad interferire in quel meccanismo, che pensare di riuscire a breve ad andare a interferire, a, come dire, anche metti a governare, no? A decidere, gestire queste reti neurali che sono veramente complesse in una maniera incredibile, in qualche modo lo vedo ancora fantascientifico. Sì, diciamo che i primi risultati che sono sbucati fuori, magari noi vediamo la scimmietta che gioca ai videogiochi con, diciamo, spostando le cose, però da lì a riuscire a far comunicare una persona che magari ha perso il contatto, che ne so, vertebrale con il corpo,
in questa tipologia di tecnologia, secondo me ne passerà molto, anche perché spesso ci confermerai anche tu che nella ricerca scientifica ciò che mostri è solo la punta dell'iceberg e l'esperimento è andato meglio degli ultimi cinque anni, non tutti i fallimenti, tutti i problemi, sì, non lo so. Se pensiamo che gli anni, i decenni che sono trascorsi quando si è iniziato a studiare le diverse patologie del sistema nervoso, mettiamo l'Alzheimer, Parkinson, mettiamoci anche la SLA, praticamente anni e anni di finanziamenti, più grossi gruppi di ricerca al mondo stanno studiando, effettivamente una cura non è ancora stata trovata, e lì stiamo parlando appunto di patologie che colpiscono il sistema nervoso in generale, no? Quindi per quello, o anche appunto la circuiteria neuronale non è stata identificata tutta, siamo ancora distanti a capire esattamente come funziona il nostro cervello, quindi siccome ancora non sappiamo come funziona, per questo la vedo veramente distante arrivare a un punto di essere in grado di andare a interferire e in qualche modo decidere noi come, o con dei chip, non so, implementare le nostre capacità cerebrali. Prima dobbiamo arrivare a capire tutto il funzionamento del cervello, siccome ce ne passa ancora. Sì, diciamo che questi modelli un po' black box che vengono costruiti senza capire neanche cosa si sta simulando, magari sì, possono funzionare, ma tante persone non ci farebbero affidamento poi effettivamente, perché se tu fai affidamento su qualcosa che non sai neanche bene come funziona, magari finché devi fare il giochino sul computer e l'altra cosa, diciamo, per farlo vedere lo fai, ma poi quando magari ne dipende un intervento dove c'è in gioco la vita e la morte, magari esatto, ci metti un po' di più a fidarti. Esatto. Poi magari buon Elon Musk tra un tweet e l'altro ci stupisce, ho fatto dei progetti incredibili, però non ci metterai la mano sul ce la fa. Sì, sì. A proposito di questo, ti volevo chiedere quanto secondo te la ricerca nel privato sta progredendo rispetto alla ricerca nel pubblico, e quanto ci sarà sempre più una centralizzazione della ricerca dentro nel privato, e quanto questo effettivamente può essere un problema proprio a livello di divulgazione, perché poi la ricerca si fa per un sistema di condivisione. Oggi vediamo tante nuove tecnologie che rimangono molto black box, chiuse all'interno di aziende di ricerca private, molto specifiche, soprattutto nel mondo degli AI come ChatGPT o vari modelli. Quindi quanto questo è un problema oggi e quanto viene percepito poi effettivamente? No, non so, perché in generale la ricerca privata la vedo molto più una ricerca che coinvolge settori un po' diversi da quello biomedico, che è il mio, in cui secondo me è più difficile fare ricerca privata, viene fatta dalle grosse multinazionali farmaceutiche che spesso poi vanno a comprare magari una piccola startup che ha sviluppato qualcosa, no? Perché veramente serve, in parte con un apporto logistico, una quantità economica veramente, veramente notevole. E poi sai qual è il problema che della ricerca biomedica? Che è veramente a lungo termine. Cioè è difficile avere un risultato tangibile in pochi anni, cosa che magari in ricerche di tipo, magari sto pensando a ricerche a livello ingegneristico, insomma, penso alla messa a punto e miglioramento di un motore, banalmente. Da quel punto di vista lì la vedo più tangibile come ricerca privata, cioè qualcosa che ti può portare ad avere un risultato più velocemente, no? Quindi più commercializzabile la cosa, rispetto a questa ricerca biomedica che secondo me deve essere fortemente incentivata a livello pubblico anche in università, quindi con soldi statali, altrimenti si accentra troppo probabilmente in queste mega multinazionali farmaceutiche che hanno la disponibilità anche economica per fare una ricerca. Io a volte racconto banalmente, anche nel mio piccolo mi capita a volte che semplicemente anche in una giornata di esperimenti posso aver buttato via anche 100-200 euro per magari due o tre esperimenti che non sono neanche venuti. O abbiamo fatto delle analisi anche di sequenziamento genico, sono state anche 20-30 mila euro per dire, e potresti fare anche quelle analisi lì e non avere nessun risultato, no? Quindi tu potresti avere un'idea in ambito biomedico che ti ci vogliono 7-8 anni anche solo per dimostrare che ahimè non è vera,
quindi in qualche modo è un finanziamento che è stato utile per progredire a livello scientifico, ma che non porta a nulla di tangibile e vendibile dove avere un introito. E poi in generale comunque la ricerca privata cioè è fondamentale, anche comunque per dare, pensiamo a tutti i ricercatori che magari affrontano un dottorato in accademia. L'Accademia non può ovviamente assorbire tutto questo personale, quindi in qualche modo favorire con incentivi la ricerca anche privata di industrie così comunque rimane fondamentale, perché io parlo del mio settore biomedico, ma tutto il resto, l'intelligenza artificiale, il settore ingegneristico, comunque è fondamentale per far progredire la società. Sì, diciamo che vanno molto in parallelo e non è che una fa concorrenza all'altra. Come hai detto tu, quella un po' pubblica guarda molti decenni avanti, magari quella privata guarda qualche 10-5 anni per avere dei risultati, sì, non a brevissimo termine, ma a medio. Ma volevo chiederti, per passare un po' al lato più social della tua community, volevo chiederti, tu hai parlato di diverse fasi, diciamo, di Instagram in questo caso, perché tu sei principalmente attivo su Instagram, e volevo chiederti come hai vissuto questa crescita, nel senso, c'è stato un momento in cui tu hai detto, ok, adesso faccio un piano editoriale e creo qualcosa di più serio che diventa quasi un secondo lavoro, poi a livello di effort, e anche noi lo stiamo vedendo con il nostro percorso, e c'è stato un momento in cui hai detto, ok, questa cosa la voglio fare più seriamente per aiutare più persone a creare una community più solida, o è stato tutto un crescendo in cui non c'è stato proprio un picco, un salto che ti ha fatto dire oddio, che sta succedendo? Allora, diciamo che il picco più grosso è stato comunque in questo arco temporale di un anno, mettiamola così, in cui i follower sono aumentati tanto, tanto praticamente. In realtà non c'è mai stato un piano editoriale dietro e non c'è neanche ancora, vado un po' a caso, mettiamola così. Onestamente ci sto anche pensando, è un settore che mi piace. Allora, come primo obiettivo io vorrei fare ricercatore in realtà e continuare a fare questo tipo di divulgazione, che comunque mi sta aiutando notevolmente anche per quello che è il mio lavoro da ricercatore vero e Sì. proprio. Ovviamente questo chiamiamolo successo, quello che può essere. Un pensierino me lo fa fare in qualche modo di farlo diventare, magari non ovviamente il mio primo lavoro, ma un secondo lavoro. Ad esempio, se riesci a capire quali sono le mancanze che magari il sistema universitario ha nella formazione degli studenti. Effettivamente le lauree nel mio settore sono molto formative, ma più per rimanere nell'ambito accademico, quindi nell'ambito della ricerca. Poco si conosce su possibili sbocchi extra università, quindi lavori aziendali o comunque qualsiasi altro tipo di impiego che sia extra universitario. Ad esempio, ho visto che quando ho fatto delle dirette, cercando appunto di portare degli ospiti di persone che hanno fatto un percorso, magari prima in università e poi sono usciti, molte persone hanno apprezzato questo perché appunto era una sorta di formazione, no? Questa, perché nessuno gli aveva mai parlato, che ne so, che si poteva andare a lavorare nella ricerca clinica, perché in università non c'è un corso dove ti dicono questa cosa. Quindi ovviamente quando vedo queste cose, che è una sorta di servizio che sto facendo a gratis, qualche volta mi viene da dire mi piacerebbe comunque strutturarlo di più. Comunque è un investimento il tempo che sto facendo, cioè il tempo che dedico a questa cosa e magari in futuro, che so, farlo diventare in qualche modo un secondo lavoro, mi piacerebbe. Devo anche dire che è veramente difficile conciliare, casomai sarebbe difficile conciliare il tempo, perché fare il ricercatore, soprattutto anche a mio livello, è molto, cioè ti porta via molto molto tempo. Infatti la mia comunicazione è molto molto rapida al momento. I video li giro una o due volte massimo, velocemente, non sto lì tanto a vedere il montaggio perfetto e via dicendo, quindi è proprio quasi una comunicazione istintiva spesso. E questo è un ulteriore motivo per cui, ad esempio, non faccio una vera e propria divulgazione scientifica su concetti, mettiamola così, quindi potrei magari raccontare in maniera semplificando magari dei concetti dei lavori pubblicati sulle neuroscienze in generale, però quello è veramente, io considero la divulgazione un lavoro veramente difficile e importante, a cui bisogna dedicare veramente
tanto tempo, quindi io non me la sentirei di fare, prendere un lavoro 10-15 minuti, mettermi di leggerlo e dire due o tre cose semplici. Infatti io apprezzo molto i divulgatori che lo fanno veramente per lavoro e sono settoriali, cioè divulgano quello che effettivamente hanno studiato da anni. Ogni tanto un pensierino ce lo faccio, devo ammetterlo, mi piacerebbe farlo in neuroscienze, però magari se mi va male la carriera da ricercatore, dico, vabbè, mi butto totalmente sull'altra Anche se va strada. troppo bene, poi. Se va troppo bene, quella da ricercatore dici? Sì. No, Beh, se va troppo bene, spero sia il Nobel, prendi un però. No. Nobel, poi ti fai molti follower, no? Infatti, sì. Già sto pensando a come potrebbe essere lo step successivo se diventassi professore universitario. Già mi immagino fare i Reels in cui non sono più il postdoc, lo studente, ma sono il professore, Bello, capito? Sì, bello. sarebbe completamente un altro format e forse saresti l'unico Sì, che io professore. sappia, sì. Forse Dario Bressanini, cioè. Sono prima divulgatori e poi professori. Tu nel caso saresti un divulgatore, diciamo che ha fatto tutto il percorso da ricercatore. E quindi sarebbe interessante, ma poi la cosa che vediamo noi nella nostra quotidianità è che molto spesso quello che noi riusciamo a costruire sui social, poi magari viene anche sminuito quando tu parli con un'azienda, con una sponsorship. Non so se ti è mai capitato a una diciamo, banale questione di numeri. Che numero è? Quanti follower sono? Quante follower? Cioè, quello è un po' triste secondo me, perché si tratta comunque di persone, non di numeri. E andare lì a contrattare su quante persone raggiungi, ma fai questo titolo o quell'altro, cioè, toglie un po' quella trasparenza che poi si ha col pubblico, secondo me. Sì, anche perché ricordiamoci che facendo divulgazione in un ambito molto specifico su un determinato tipo di persone, molto difficile da raggiungere poi nella nicchia, cioè è molto più difficile raggiungere magari un 30.000 persone che hanno studiato biologia, comunque che sono interessati a questi temi, così spot buttando sul muschio, buttando alla Ferragni di turno, Esatto. rimane certo, li beccherà nel mucchio, però saranno molto meno targetizzati sulla specifica persona e su quello che si aspettano anche dal creator stesso. Esatto, infatti anche quello è una questione un po' di engagement, no? Alla fine, ad esempio, io divulgo sul settore che è veramente di nicchia, alla fine, quello che fa il ricercatore. Infatti apprezzo molto quando ci sono persone che sono di tutt'altro settore che mi seguono proprio perché curiose di capire cosa fa un ricercatore e magari mi seguono perché appunto comunque non lo mostro in maniera troppo seria, quindi ci fanno anche una risata sopra e via dicendo. Questa cosa è molto, anche banalmente, qualche richiesta di sponsorizzate mi è anche arrivata. Io al momento sto guadagnando zero con Instagram, non è al momento il mio interesse. Però anche lì ti arrivano di quelle richieste sponsorizzate che a volte dici, sì, Sì, perché devo capita. sponsorizzare la tuta da palestra, cioè quelle cose strane che dici, cioè che mi sentirei anche in imbarazzo con chi mi segue, sponsorizzare la tuta da palestra per prendermi 100 euro, cioè non so, cioè perché sono anche quelle le cose che ti chiedono, no? Quindi sembrava quasi prendere in giro la community che si è creata e che magari ti segue per altri motivi, no? Assolutamente, poi bisogna sempre puntare sul lungo termine, costruire una community che si fidi di te, ma perché ci deve essere questo rapporto poi di fiducia e di empatia con le persone per creare qualcosa che effettivamente nel tempo possa crescere. Esatto. Una cosa che mi ricordo dalla prima chiamata che abbiamo fatto, diciamo, per conoscerci prima di questa puntata del podcast. Una cosa di cui avevamo parlato proprio tra di noi, un po' così scherzandoci, è cosa pensano le persone fuori dal mondo dei social di quello che stiamo facendo noi. Perché sia io e Alessandro, sia tu Samuele, sei in un settore dove, diciamo, no, non è un settore come la moda dove tutti si fanno le foto in quell'ambito e fanno vedere i propri vestiti. No, è un settore dove il 99% delle persone lavorano ma non mostrano il lavoro, non parlano sui social, non si mettono davanti a una telecamera per vari motivi e quindi magari sono anche persone che non usano, non passano tanto tempo sui social e quindi volevo chiederti come la vivi al di fuori, magari con i tuoi parenti, con i tuoi colleghi, questo tipo di lavoro in fin dei conti.
Allora, beh, i parenti devo dire sono tranquilli, la maggior parte mi Ok. segue, quindi quelli la vivono tranquilla. Allora, i colleghi, la situazione un po' è particolare. Allora, come dicevo prima, questi social in realtà si stanno rivelando veramente utili anche dal punto di vista lavorativo. Ad esempio, con l'anno nuovo ho 3-4 inviti proprio per parlare a livello scientifico, in realtà, di quello che faccio, proprio a livello di ricerca, quindi le mie ricerche, ottenuti tramite i social in realtà, quindi magari dei giovani professori che mi seguono, via dicendo, che poi vanno a vedere magari le mie pubblicazioni, via dicendo, vedono che sono pubblicazioni interessanti, inerenti, e quindi ho anche degli inviti a parlare su quello, no? Oltre ad alcuni eventi divulgativi in cui magari si parla un po' della comunicazione della scienza. In realtà vedo un po', brutto da dire, ma un gap generazionale su come sono percepiti i social. Cioè, da una parte i giovani, più giovani, ma anche 40-50 anni, perché comunque questi inviti sono ottenuti da persone che comunque hanno 40-50 anni, giovani professori, che comunque non percepiscono, percepiscono il social come uno strumento comunicativo, no? Invece quello che mi capita di vedere quando vado a fare questi congressi di divulgazione è che spesso domande magari da una fascia di età un po' più alta è quella: ma quanto tempo dedichi ai social? Io la vedo quasi una perdita di tempo, ti porta via del tempo, ed è difficile spiegare il concetto che in realtà io una giornata per i social magari faccio 3 storie di Instagram, ci perdo 2 minuti massimo. O magari quando giro un reel, lo giro spesso, magari lo giro anche a casa nel weekend, capito? Che è quel tempo libero che magari una persona dedica a, non so, leggere un libro, via dicendo. Quindi se questo è percepito facilmente da chi ha più dimestichezza nell'usare magari lo strumento social, Instagram, TikTok, che sia, nel mio settore è un po' più difficile capire questa cosa, magari da chi ha un'età più alta, mettiamola così, che quindi non ha usufruito, no, o non usufruisce di questi strumenti. Quindi mi trovo spesso a spiegare questa cosa ad eventi divulgativi. Alla fine arriva sempre questa domanda classica, me l'aspetto Ci ogni volta questa. sono un po' dei gap generazionali, diciamo. Esatto, non è Sì, tempo la buttato, ecco. pensano subito, ma tu facendo questo porti via del tempo al lavoro. Quindi spesso a volte concludo anche con dei numeri che magari a queste persone piacciono, dicendo che quest'anno che sono esploso su, tra virgolette, su Instagram, che ci ho dedicato del tempo per fare i reel, è l'anno che ho fatto più pubblicazioni, per dire. Quindi è l'anno che a livello da ricercatore mi è andato meglio, per dire. Quindi c'è Quindi una correlazione. tra pubblicazione di reel e pubblicazione di paper scientifici, Probabilmente sì, diciamolo. l'anno prossimo faccio una pubblicazione su Chiamiamola questo. correlazione e non causazione. No, non Esatto, è sì. la causa. Giusto. Ti volevo chiedere, per finire un po' con questa puntata, allora, visto sfruttando anche la dicotomia della tua persona tra ricercatore, quindi persona molto seria, e poi creator, influencer, ti volevo chiedere un consiglio per una persona che si vuole approcciare al mondo dei social e un consiglio per una persona che è magari all'ultimo anno di magistrale e vorrebbe tanto intraprendere un percorso nella ricerca, nel mondo accademico, quindi iniziare un dottorato. Allora, secondo me ci vuole passione per entrambe le cose, perché comunque, appunto, come dicevo prima, spesso devo girare questi video così nel mio tempo libero, quindi in qualche modo devi avere anche voglia di dedicarci del tempo. E la ricerca poi è fatta comunque di passione, cioè se ricordate quello che avevo detto, anche semplicemente come ho scelto il mio percorso di studio, tutto è nato comunque da una passione che sentivo per questo mondo. E siccome comunque è un mondo difficile, con delle difficoltà, secondo me la passione, il fare qualcosa che ti piace, ti fa veramente progredire, aver voglia di mettercela tutta e andare avanti. Poi, per chi vuole fare questa doppia vita, no? Questo science influencer, chiamiamolo così, e fare il ricercatore, ecco, deve prepararsi, mettiamola così, ad essere giudicato, no? Ad avere degli haters da entrambe le parti. Perché alla fine, comunque, il lavoro del ricercatore è essere giudicati. Pensiamo, ad esempio, quando facciamo una pubblicazione scientifica, che proviamo a mandarla ad un giornale, riceviamo delle revisioni, no? E la maggior parte delle volte, inizialmente, sono negative queste revisioni. Quindi dico il lavoro, guarda, questo lavoro fa schifo, tienitelo, pubblicalo da un'altra parte, oppure ti arriva la revisione che devi fare quegli esperimenti incredibili. Quindi
Oppure anche semplicemente fai una presentazione e devi cominciare a metterti in testa che hai un 50% che dorme mentre parli, hai un 30% a cui hai fatto schifo e hai magari un 20% che, a cui sei piaciuto, no? E ogni presentazione che tu farai ci sarà qualcuno che ti viene a dire forse potevi fare meglio questo, potevi fare questo, quindi ci saranno comunque sempre dei giudizi, no? E quindi secondo me è un po' questo il consiglio che voglio dare, prendere questi giudizi per quello che uno sta facendo e non per la persona che in realtà è, no? Le persone ti giudicano per quello che stai mostrando, per quello che stai facendo. In qualche modo fregartene, cioè capire, imparare da questi consigli, però non far sì che questi consigli ti identifichino come persona. Tu sei diverso da questi giudizi negativi o positivi che siano anche, no? Perché anche magari uno non deve neanche adagiarsi su dei magari commenti o giudizi positivi, perché se uno sceglie di fare anche il ricercatore continui a studiare e non ti fermi mai, non sei mai arrivato alla fine, perché stai sempre cercando di capire qualcosa di nuovo e sei spinto dalla passione di continuare a capire e cercare di andare oltre a questo limite della conoscenza. Quindi Sì, diciamo che spesso chi magari commenta o giudica è chi non prova a battere questi limiti, ma chi si ferma e punta il dito verso gli altri. Cioè, è difficile poi essere giudicati se non ci si espone. sì, esatto, bisogna avere un po' anche un senso critico sia su se stessi, ma anche sull'opinione delle altre persone e contestualizzarla poi nella determinata specifica cosa e cercare di trarne meglio, però non farsi abbattere e comunque filtrare poi opinioni. Esatto, a me ad esempio ha stupito quando è stato, forse quest'estate, non mi ricordo, avevo messo un paio di storie, io non ho quasi mai parlato di vaccini così, ovviamente sono pro vaccini così, pro scienza Sì. ovviamente, sono scienziato, no? Avevo messo due o tre storie così parlando di vaccini e ripostando, e un paio di persone mi hanno scritto, non pensavo che in maniera un po' cattiva, non pensavo che anche tu fossi pro vaccino, e io ho detto ma ragazzi, ma stavate seguendo uno scienziato, quindi chi pensavate io fossi? No, ma non ti seguirò più, ti perderò. Vabbè, La meglio legge onestamente. meglio perdere che trovarli. la legge dei grandi numeri colpisce anche i follower di un ricercatore scientifico. Sì, guarda. Sì. Detto questo, grazie mille davvero per la tua partecipazione a questa puntata, perché come hai detto, cioè, tutto questo è passione. Noi che siamo, adesso sono quasi le 8 di sera, siamo qui a chiacchierare per creare questo podcast. Quindi grazie mille davvero per il tempo che ci hai dedicato. E lasciamo tutti i link, ovviamente, per chi non conoscesse il progetto Samu Scientist in descrizione, sia al podcast su Spotify, lasciate 5 stelle per supportarci, ovviamente, sia al video YouTube, oppure cercate direttamente Samu Scientist su Instagram, lo trovate perché ha tanti follower, vi esce per primo. Vi ringrazio ancora per la partecipazione e in bocca al lupo per entrambe le tue presenti e future carriere. Vedremo quale delle due si concretizzerà, o magari tutte e due, chi lo sa. Esatto, Certo. speriamo in quello. Grazie ancora Esatto. per Grazie l'invito. mille. Grazie a Grazie voi. a voi. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao.